27 settembre, il rumore dello stadio a farci, come dire, da colonna sonora in questo grande ritorno, perché è ripartito il palinsesto di Teleiride ieri con il ritorno di T-Sport, di Viola Express, di Acome Azzurro, e adesso, oggi, il martedì, il sacro giorno del martedì, torna lo spazio dedicato al calcio dei dilettanti con Zona Gol, con tante novità rispetto alla passata stagione. Siamo tornati in uno studio che forse conoscete, forse vi ricordate, 2 anni fa eravamo qua. Ci sono comunque tante novità assolute. Su tutte direi la presenza al mio fianco. Abbiamo avuto Francesco Benvenuti, che ringrazio e saluto per il suo lavoro. Abbiamo avuto alla Glushuk, abbiamo avuto un sacco di persone che ci hanno dato una mano nella realizzazione di Zona Gol. Quest'anno abbiamo un grande della redazione di Teleiride, della redazione sportiva. Si tratta di Niccolò Ghinassi. Benvenuto, Niccolò. Grazie Fabio, grazie per l'intro e buon calcio a tutti. Buon calcio a tutti. Tutti speravano di vedere Belen al mio fianco, anch'io per le altre cose. Purtroppo non è andata così. Era il cachet che ci fermava, ci siamo accontentati di Niccolò. Non ci siamo accontentati però per quanto riguarda gli ospiti, perché siamo andati a prendere un direttore sportivo top per quanto riguarda la Serie D. Diamo il bentornato a Zona Gol, ha più presenze a Zona Gol lui di Ghinassi, Lorenzo Vitale. Troppo ciao, buono, Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Direttore sportivo dello Scandicci, dicevamo più presenze per te che per Ghinassi. Sì, penso di sì. Quindi, poi Ghinassi magari ci voleva, però insomma, vediamo. Allora Lorenzo, ovviamente rappresenti lo Scandicci, ma rappresenti anche la Serie D, un po' in tutto quello che è l'insieme delle sue squadre, delle sue competizioni. Avrai un po' il compito di guidarci all'interno del campionato di Serie D, che è ricominciato da poco. Quindi, insomma, le prime sensazioni quali sono? Dello Scandicci o del campionato del di Serie D? Del campionato di Serie D in generale. Ma il girone che facciamo noi, te lo dicevo prima a microfoni spenti, secondo me è un girone che rispetto all'anno scorso è un girone più giocabile. Ecco, l'anno scorso, facendo quel girone con la Fortis, era un girone inaccessibile, c'era squadre troppo forti, Parma, Forlì, San Marino, Alto Vicentino, erano veramente delle corazzate. Quest'anno è un buon campionato, però ecco, un campionato che ci si può giocare con tutti. Campionato che ci si può giocare con tutti. Noi, io e Niccolò, dobbiamo dirlo, quando preparavamo la trasmissione le settimane scorse, cioè balzata all'occhio soprattutto il risultato contro la Correggese, giusto Niccolò? Giusto, è un pesante 5-1 casalingo, al quale però si è subito rimediato, si può dire, questo weekend con la vittoria a Colle Valdelsa col San Donato. Giusto, bravi ragazzi, è una squadra giovane. Ieri siamo andati in campo con una squadra di un'età media di 21 anni e qualcosa. Abbiamo finito addirittura con meno, perché ne abbiamo ancora fatto, abbiamo ancora abbassato migliorato, l'età. Abbassato l'età. Quindi una squadra giovane, gli alti e bassi sono un po' messi in preventivo. Magari con la Correggese abbiamo fatto un basso, un pochino, abbiamo fatto un bel basso. Eclatante. Però un passo eclatante. Però i ragazzi sono stati bravissimi, perché domenica hanno veramente venduto caro alla pelle e hanno portato a un risultato che secondo me ci sta tutto, non fa gridare allo scandalo. Brachi, con questa squadra simile juniores, almeno dal punto di vista anagrafico, come si trova? Il tuo mister, perché insomma avete condiviso tante esperienze, siete tornati a Scandicci, poi sì, ne parliamo anche di questo, ma come sì, si trova con questa squadra così giovane? Ma secondo me Marco Brachi è un allenatore dei giovani, perché è un allenatore che io ho la fortuna di vederlo tutti i giorni in allenamento e quindi parlo con cognizione di causa. È un allenatore che migliora i giocatori e quindi secondo me si migliora meglio i giocatori giovani di quelli vecchi, che sono magari rodati e hanno già dei retaggi mentali, mentre i giocatori giovani, psicologicamente, forse. Esatto, mentre i giocatori giovani sono per così dire vergini, e Marco Brachi riesce, credetemi, a plasmarli in maniera ottimale. Quindi Marco è un allenatore top? Per quanto mi riguarda sì, se no non sarebbe terzano insieme a me, è quartano insieme a me. Questo era un assist che io mi autolanciavo per andare a vedere anche il top della settimana, le 3 migliori cose della settimana, anche qua appuntamento che forse conoscete se avete seguito Zona Gol nelle passate stagioni. Come sempre citiamo 3 episodi, 3 giocate, 3 squadre che sono andate particolarmente forte nel weekend o comunque nel periodo che analizziamo, e diamo la copertina di questa top 3 a un grande calciatore della nostra Serie A o comunque un grande calciatore in generale. Questo che intravedete dietro i titoli è Francesco Totti, a cui facciamo gli auguri, perché direi che se la merita la copertina, nonostante le simpatie, le antipatie. Credo di sì. È un giocatore che può meritarsi questo, direi.
Vitale è innamorato di Roberto Baggio da sempre, però nel solco del 10 Totti è l'erede di Roberto Baggio, o è più Del Piero l'erede di Roberto Baggio? Baggio era poesia. Baggio era poesia, sono due grandi campioni anche Totti e Del Piero, però Baggio era poesia. Senti, parlando invece di Firenze, lo so che stiamo facendo un'escursione in calcio professionistico, ma ti chiedo, il 10 a Bernardeschi come lo vedi? Tu che comunque di giovani e di calcio Io Bernardeschi sono... a me mi è sempre piaciuto, io andavo a vedere la primavera per vedere Bernardeschi e Fossati, che purtroppo ho avuto meno fortuna di Bernardeschi. Per cui a me Bernardeschi è sempre piaciuto, credo sia un giocatore importante che può fare... è un talento del calcio italiano. Sono contento anche di Chiesa, che è un giovane importante nuovo, e sono convinto che anche Chiesa sarà per la Fiorentina, per il futuro della Fiorentina sarà un giocatore fondamentale. Torniamo a parlare di dilettanti, lo facciamo col numero uno della nostra top, gol di fair play. Non so se lo sai Lorenzo, ma Serie D, girone F, si gioca Monticelli-San Nicolò e arriva questa situazione particolare. In pratica cosa succede? Un calciatore della squadra di casa, il Monticelli, è a terra dopo uno scontro, i suoi compagni mettono la palla fuori, poi l'attaccante ospite, Traini, invece di restituire la palla, si invola verso la porta e in solitaria segna. Discussione e tensione in campo, al seguito di tutto questo, di questo gesto antisportivo e poi della tensione che si viene a generare, l'allenatore della squadra abruzzese, Epifani, d'accordo con il capitano Petronio, decide di far segnare ai padroni di casa il gol del 2-2. Questo è un po' quello che Pubblica.it nella sua sezione video ci ripropone, un bel gesto di fair play. Bellissimo. Lo faresti? Cioè, mi devo trovare, però credo di sì. Mi devo trovare nella situazione, però credo così a palle ferme che lo farei. È negli archivi di Zona Gol, quindi casomai dovesse risuccedere, Lorenzo, lo sai, possiamo andare perfetto a prenderlo. Numero 2. Proseguiamo con la numero 2. Accelerancione. È difficile il gioco di parole. Molto complicato. Gol di Ancione, che pareggia la gara tra Pianese e Castelveltro. Infatti dopo che il Castelveltro, gli ospiti passano in vantaggio, però passano appena 8-9 secondi che il giocatore della Pianese segna l'1-1, che dà poi là la vittoria della squadra di Bove. Quindi diciamo pareggio immediato, pareggio rapidissimo, lampo, perché pareggio lampo si può dire. Calcio d'inizio. Sì, il secondo tempo ha fatto gol. Esatto, subito il secondo tempo, sono rientrati dentro, ha fatto subito 8-9 secondi. Noi abbiamo provato anche proprio a prendere il tempo con la nostra timeline in montaggio, 8-9 secondi, perché poi mancava forse un secondino alla clip che poi vi faremo anche vedere. Quindi diciamo 8-9 secondi, gol dal record. Andiamo poi infine a celebrare anche il Legnaia nella nostra top, e sarà contento Lorenzo che ha dei trascorsi appunto con il Legnaia. Il Legnaia dice no a Rega No, nel senso che il Legnaia affrontava l'incisa appunto di mister Rega No, è arrivata una vittoria 3-1 per il Legnaia, che è retrocesso dalla promozione, però ha ricominciato alla grande con un andamento a... pieni giri motore, perché appunto sono sempre arrivati punti, 3 punti per il Legnaia in questo avvio di stagione. Quindi vuoi fare i complimenti al Legnaia? Grande, che sono contento per il Legnaia. Voi sapete, la mia seconda famiglia, c'è Andrea Fancelli, direttore sportivo, ora quest'anno c'è Rodrigo Feil, allenatore, per me è un amico fraterno. Quindi squadra che seguirai con grande, sì, con grande affetto. Faccio il tifo per il Legnaia. Senti, abbiamo parlato ovviamente di Serie D in apertura, andiamo a vederci anche la classifica del girone D di Serie D, così insomma analizziamo anche un po' meglio quello che ci stavi raccontando a proposito di questo torneo, perché prima parlavamo di un campionato che non ha una vera padrona. Vediamo in testa la Correggese. Sì, in questo momento ha una squadra forte, è venuto a Scandicci, ci ha dato 5 gol, per cui una squadra sicuramente... può essere una candidata alla promozione anche... Ma sicuramente la Correggese, lo dice la storia, negli ultimi anni ha sempre andato nei playoff, anche l'anno scorso ha vinto i playoff, no, non facendo un campionato stratosferico, comunque si è arrivata quinta nei playoff e poi l'ha vinti, quindi è una candidata a vincere. Ecco. Loro, Limolese, credo sia le squadre da battere in questo girone, Delta Rovigo anche se è partito male. Senti, le toscane come le vedi? Cioè, c'è la Collegiana, soprattutto la Rignanese e la San Giovannese si trovano sul fondo. Rignanese neopromossa, poi se non mi sbaglio. No, la Collegiana secondo me ha un buon organico, ora ha avuto anche un calendario diciamo più difficile, però sono convinto che si riprende. Le toscane le vedo alla pari delle altre, elevate queste tre credo sia un campionato molto livellato, tutti si può giocare con tutto. Quindi, poi lo sapete meglio di me, il campionato di Serie D si divide
prima di dicembre e dopo dicembre. Dobbiamo vedere anche le squadre come si rinforzano, se si indeboliscono, per cui è un campionato ancora molto lungo. Campionato ancora molto lungo, con tanti gol ancora da vedere. Noi iniziamo a vedere i primi con il treno dei gol, il servizio col treno dei gol della Serie D, Girone D. La Pianese vince ed aggancia in classifica la terribile neopromossa Castelvetro. A passare in vantaggio sono però proprio gli emiliani, grazie ad una grande giocata dell'ex Lecce Cozzolino che innesca Spezzani per l'1-0. La Pianese è colpita mentre macinava gioco e azioni, non si sgonfia e trova il gol del pareggio in apertura di ripresa. Passano infatti meno di 10 secondi dal calcio d'inizio e arriva il gol del pari a firma di Ancione. 1-1, è partita bella con tante occasioni, a trovare l'affondo decisivo è però la Pianese con Mammetti che al 68esimo si inventa il tiro da fuori area che batte Andreu e porta 3 punti a Mister Bove. Al Manni di Colle Valdelsa è lo Scandicci ad aggiudicarsi il derby toscano con il San Donato, Blues che passano in vantaggio al 18esimo con il classe 97 Mugelli che sbroglia una mischia su calcio d'angolo e segna l'1-0. Il raddoppio arriva nella ripresa dal piede sinistro di Gianotti che dalla grande distanza infila Valoriani, gol splendido. Nel finale il San Donato riesce comunque ad accorciare le distanze grazie ad un autogol di Visibelli che però non modifica il responso finale. Scandicci batte San Donato 2-1 e per la squadra di Brachi è il secondo successo in 4 partite. Pioggia di gol infine in Valdarno dove finisce 2-4 la gara tra i padroni di casa della San Giovannese e il Lentigione. Per la San Giovannese sconfitta pesante, partita subito in salita per effetto del gol di testa di Miftah. Il raddoppio del Lentigione arriva pochi minuti più tardi, sempre disattenzione sul calcio d'angolo per la San Giovannese e tap-in facile per Bignotti. La reazione della squadra del Valdarno arriva con una punizione insidiosa di Morbidelli che da cross prima si trasforma in tiro e poi in gol. Distanze accorciate dunque sul 2-1, ma il Lentigione dà subito un nuovo strappo alla gara e un minuto più tardi arriva il gol del 3-1 con Miftah, che sul rigore non sbaglia. Nella ripresa il Lentigione addirittura va sul 4-1 grazie al gol di Federico Berti, nipote di quel Nicola che indossò tra le altre le maglie di Inter e Fiorentina. Nel finale arriva il gol del definitivo 4-2, a segnarlo è Morbidelli, senza dubbio il migliore della San Giovannese, che però dopo questa sconfitta si ritrova terz'ultima con soli 3 punti conquistati. Insomma, abbiamo visto un po' di gol, tra questi anche quello dello Scandicci, tra questi anche uno molto bello dello Scandicci, segnato, se non sbaglio, da un tuo pupillo. Noi Gianotti. Ci abbiamo creato un hashtag ora, quasi su Gianotti. Ora, magari qua da queste parti non ha fatto con granché bene, quindi non hanno un bel ricordo. Per ora, secondo me, Andrea Gianotti è un giocatore molto importante, perché lo dice la storia, ha fatto 9 gol l'anno, il primo anno di Serie D, poi ne ha fatti 7 e ora ha già fatto 3 gol. Speriamo che continui in questa maniera. Speriamo che continui in questa maniera. Ovviamente noi non ci fermiamo però solo a guardare lo Scandicci, solo il tuo girone di Serie D, andiamo anche a vedere l'altro. Poi torniamo a parlare di Scandicci, magari nella seconda parte di Zona Gol. Andiamo a vederci la classifica. Andiamo a vedere la classifica. Allora, il Montecatini della Serie D, Girone E, che vede il Montecatini in testa col Jolly Montemurlo a 8 punti, Sestri Levante e Gavorrano a 7, chiude fanalino di coda il Grosseto con solo 1 punto. E questo è un po' strano, vedere sì. Il Grosseto laggiù in fondo. Ha avuto dei problemi a livello societario, insomma, dai. La situazione Grosseto... È una situazione un po' in evoluzione, in ebollizione, insomma, ecco. Mentre il Jolly Montemurlo, dopo l'exploit del girone d'andata dell'anno scorso, te lo immaginavi? Il Jolly Montemurlo è una buona squadra, sia il Jolly Montemurlo e il Montecatini. Io credo che in questo girone qui, non perché c'è davvero un amico fraterno, è Filippo Petrini, però credo che il Gavorrano abbia qualcosa in più rispetto alle altre. Bisogna essere tranquilli, calmi, perché sapete, l'allenatore del Gavorrano vorrebbe vincere tutto e subito, però lo sapete meglio di me che è un allenatore bravo e sono convinto che alla lunga il Gavorrano questo campionato lo vince. E chissà che Vitaliano Bonuccelli non si possa vendicare un po' della stagione appena conclusa, quella che ci siamo lasciati alle spalle, dove appunto il Gavorrano non è riuscito nelle ultime giornate a dare l'assalto decisivo alla Serie D, dunque a vincere il campionato e centrare la promozione. Noi torniamo tra pochissimo per parlare ancora di calcio, per vedere i gol del girone e di Serie D e per parlare col nostro ospite Lorenzo Vitale. A tra poco.
Esce la pubblicità. E questa era la nostra pausa, no? Per i consigli per gli acquisti, perché tu sai, Lorenzo, sta trasmissione va molto bene, quindi bisogna fare spazio anche agli inserzionisti commerciali. L'anima del commercio. Poi i soldi servono e come? A proposito di questi, poi, abbiamo parlato prima di soldi spesi, no? Parlavi anche di una Serie D che magari non ha la squadra sopra tutte, che magari è una realtà magari da Lega Pro o Serie B. Come soldi spesi invece questa Serie D, cioè, c'è una squadra che secondo te ha investito di più di tutte sul mercato e quindi avrà in ritorno qualcosa? Nei due gironi toscani non vedo squadre che hanno speso cifre folli come l'anno scorso, potrebbe essere levo il Parma, che non si sa quanto ha speso, però l'Alto Vicentino 1 milione, il Forlì 700-800 mila euro. Non vedo squadre che hanno speso follie, ecco, normale per la Serie D, ecco, i 500-600 mila euro, che per noi sono tanti, però da altre parti sono la normalità. Il Gavorrano non aveva poi così tanto bisogno di spendere, nel senso che il nucleo di partenza era sicuramente quello di un'ottima squadra. Noi, fra l'altro, Niccolò, se non sbaglio, il Gavorrano ce lo possiamo vedere. Possiamo vedercelo nel treno gol della Serie D, Girone E. Finisce 2-2 il big match del Girone E tra Gavorrano e Jolly Montemurlo. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al 32esimo con Motti, che finalizza un'iniziativa di Pinzaiuti. Due minuti dopo, però, trovano subito il pareggio i padroni di casa, con un colpo di testa di Brega, bravo a sfruttare al meglio il calcio piazzato a favore. Nella ripresa ribalta subito il risultato il Gavorrano, con Cretella, che di testa concretizza il sorpasso sui pratesi. All'83esimo, però, trova il pareggio finale il Jolly, con Pinzaiuti, che sfrutta una respinta corta ed insacca per il definitivo 2-2. Si decide tutto nei minuti finali, invece, tra Sanremo e Ponzacco. Sembra fatta per i padroni di casa, quando al 79esimo Castellani sfrutta al meglio un traversone dalla fascia sinistra e la insacca per l'1-0 Sanremo. Al 90esimo, però, arriva il pareggio dei toscani sul rigore, con Papi, che va dagli 11 metri, mira all'angolino e realizza, spegnendo le speranze del Sanremo e regalando un importante punto ai suoi. Queste le immagini dei gol che ci arrivano dal Girone. Lorenzo, ti sei perso, se non sbaglio, il primo gol nella partita del Gavorrano. Allora, grazie alla nostra regia, andiamo a rivederlo. Intanto però ti chiedo di raccontarci un po' anche la tua storia personale. In questa estate ti sei spostato, sei ritornato, per così dire, a Scandicci, anche perché il tuo rapporto con la Fortis si era concluso a metà dello scorso anno. Sì. Ti chiedo, com'è stato tornare a Scandicci? Stavo tornando a casa... E sono tornato a Scandicci perché è tornato Fabio Rorandelli, come tu sai, e come ho sempre detto, fra l'altro, non è che dico cose nuove, io mi leggo alle persone, non mi leggo alle società, quindi mi ero legato a Fabio Rorandelli quando sono venuto, mi sono legato adesso e Fabio Rorandelli è ritornato proprietario. Senti, all'inizio dell'avventura con la Fortis avevo detto, sto benissimo qua, una bella famiglia, tutto funziona come deve funzionare, poi invece qualcosa è andato storto. Non è che adesso ti rimangi le parole che dici anche su Rorandelli? No, assolutamente, è un legame storto. Ha un legame un pochino più forte rispetto a quello qui con la Fortis. Se posso fare una domanda, un po' cattiva anche questa forse, cos'è andato male l'anno scorso con la Fortis? Direi tutto, perché quando si fa 12 punti, io ho sempre detto, quando si fa 12 punti in una stagione, la colpa è di tutti, a partire dal presidente, direttore sportivo, fino ad arrivare al magazziniere, perché fare 12 punti in un campionato vuol dire aver sbagliato tutto, quindi la colpa è di tutti. Mi assumo le responsabilità io, però è giusto se lo devono assumere anche gli altri, siccome in questo salotto è stato detto, mi sono state date tutte le colpe a me, io mi prendo le mie colpe. Il famoso viaggio ai Caraibi, sì, se non sbaglio. Perfetto, sì sì, io mi prendo le mie colpe, però tutti se ne devono prendere le sue, ecco. Senti, e invece per far sì che questa stagione, che comunque non è semplice a Scandicci, perché sappiamo che Scandicci riparte da delle difficoltà economiche e societarie, importanti, è ritornato Rorandelli, che comunque si fa carico di una situazione importante,
ti chiedo come si fa a condurre la stagione a termine senza avere poi i problemi che conosciamo, no, del mondo del ma calcio. È molto diverso, perché Fabio sa benissimo che sarà una stagione difficile, lo sanno anche i ragazzi, abbiamo una squadra giovane e sappiamo che dobbiamo soffrire, però abbiamo la tranquillità che possiamo lavorare, quindi nessuno è sotto esame, e i ragazzi sanno che devono lavorare e devono dare il meglio. Io sono convinto, siccome noi abbiamo dei valori, alla fine questi valori usciranno. Chiaramente ci può serenità e tranquillità, come ci vuole nel calcio, da tutte le parti. Senti, tanti giovani anche per ripartire, come hai detto. Ci puoi fare un nome su tutti? Ma i nomi... un po' chiamata questa domanda, no. Però dai, uno ce lo hai fatto. Sono tutti bravi ragazzi. Vi dico una cosa, tenete la formazione a mente di questo Scandicci, c'è un giocatore che gioca ad alti livelli. È già un indizio. Molto giovane. Posso dare un altro indizio? No, non lo posso dare. Vabbè, comunque, insomma, se volete conoscere il destino di tanti giocatori dello Scandicci, dovete andare su Transfermarkt, uno dei siti più affidabili per conoscere la carriera dei calciatori, andare a vedere un po' quelli che sono passati alle dipendenze di Lorenzo Vitale. Io mi ricordo Daniel Cocò, mi ricordo Di Santo, se non sbaglio. No, Di Santo non stava a me. Io ci ho avuto Daniel Cocò e ci ho avuto Mazzoli, che è a Viterbo. Niccolò Gucci, ora gioca al Fano. Non ce l'ha avuto. È passato Cocò e Mazzoli. Mi prendo quelli che hanno anche portato Cristian Chegui, anche se Cristian poi ha un po' fatto un passo indietro. Insieme a Nicola Del Grosso, che ricordi sempre con molto piacere. Non parlo. Questo intanto era il gol del Gavarrano. Si era perso. No, l'ho visto. Me l'aveva già anticipato il direttore. L'ho visto. Ok. Gol del Gavarrano. Ci stava, infortunio, il ragazzo è giovane, Salvaraggio mi sembra 98, il portiere del Gavorrano. Quando ci sei portieri 98 ci può stare, è così, una mischerata. Si fa esperienza anche così. Lo fanno anche quelli più bravi. Ieri sera purtroppo il nostro concittadino Viviano ne ha fatto uno peggio, sì che ci può succedere. Cioè, tra l'altro tu conosci molto bene il fratello che lavora con te a Scandicci, gli hai detto per telefono. Non ci siamo sentiti. Sì, ha preso di giro. No, scherziamo ovviamente. E salutiamo anche Emanuele Viviano. Ti volevo portare su un'altra novità dello Scandicci Calcio, perché io sono stato alla vostra presentazione, almeno della nuova società. Tante novità, tra queste sicuramente anche quella che darete uno sguardo al calcio femminile, al rugby. Quindi siete una polisportiva a tutti gli effetti. Bello, mi piace, perché insomma io sono un fan delle grandi polisportive, alla Panathinaikos, Olympiacos, oppure alla Barcellona. Vi auguro di essere a quei livelli lì, almeno tra i dilettanti, ma c'è nuovo anche il logo, che dentro di sé ha questo richiamo fiorentino del Marzocco. Ora, tu non ci potrai anticipare niente, però so che dietro a quel Marzocco ci sono grandi novità. Se ne occupa il direttore generale Gabriele Burroni. Sei più reticente del protagonista di un libro di Sciacca. Ma lo sa, non lo so davvero, non lo so per davvero, mi sono scordato di domandarlo. Perché... Però, allora ti chiedo un'altra cosa, il rimando è chiaramente al Chelsea. Sì, è ispirato al Chelsea. È ispirata al Chelsea, sì. Ginassi ti guarda male perché è tifoso Arsenal, tifoso Gunners. No, Chelsea è meglio. Non è vero, in realtà simpatizzo West Ham in Inghilterra. Va bene, allora ti salvi. O Leicester, ovviamente. Sì, Leicester. Un po' tutti. Anche solamente per la storia clamorosa dell'anno scorso. Ultima domanda per Lorenzo, no, non ultima in senso stretto, ma ultima almeno di questo ciclo. Io ho una curiosità e voglio un po' documentarla anche tramite i social. Che ti faccio una diretta Facebook, ormai sai che sono impazzito e faccio solo dirette Facebook. Fa paura, mi fa dirette Facebook alla sera e voglio in qualche modo cercare di farla. No, non ci riusciamo perché la connessione è insufficiente, meglio. Ma la domanda... Questo può essere un bene, meglio, per meglio, gli utenti meglio. Di Facebook può essere anche un bene questo. La domanda è, ti sei tolto da Facebook, non ti troviamo più. Ti conoscevamo con lo pseudonimo Farabutto Natale. Sì, però ho sempre usato poco. Sì, però era un modo per trovarti. Per taggarmi. No, Farabutto non ce n'ho. Però ho deciso così, meglio così. Cioè, il calcio dilettanti non è social, però, questo lo puoi dire. Non è tanto social. No, non è tanto social. Dovrebbe esserlo di più. Sì, ti ricordi quando c'era come si chiamava? Quello di calcio dilettante, scriveva tutte le notizie, lo scoop. Faceva molto, sì. Fallo te.
Io non lo conoscevo, però sono stato per dei mesi a cercare di capire chi potesse essere. Poi l'ha capito? Non ci sono riuscito. Cioè, in realtà a microfoni un paio. È un vostro amico. Sì, no, uno per l'altro. Anche tu, amico. Sì. Anche tu. Comunque, poi magari lo diremo nel corso delle puntate. Potremmo dire una lettera per volta. Intanto scendiamo in eccellenza, perché qui parliamo tanto di Serie D, ma ci sono delle grandi realtà anche in eccellenza. Classifica con Niccolò, che andiamo a analizzare. Classifica, cominciamo con l'eccellenza girone B. E ovviamente della regia. Grassina in testa. Grassina, sì. Grassina in testa. Già l'anno scorso era partito fortissimo il Grassina. Sì, sì. No, sì. Ma hanno cambiato tanto, sono bravi, sono in testa, quindi l'allenatore è molto bravo. Hanno fatto una squadra di giovani, però forte, e sono primi. Bravi. E per quanto riguarda l'Aquila Montevarchi... C'è una partita in meno, esatto, però io secondo me l'Aquila può essere una candidata. L'Aquila Montevarchi può perdere solamente questo campionato, secondo me è la squadra nettamente superiore alla in questo campionato, è nettamente superiore, però l'anno scorso era superiore, però l'ha perso. Io non ci riesco a fare sta diretta a Facebook, intanto ci sono riuscito, la connessione è debole, però ti sono riuscito a riportare su Facebook. Un saluto da Lorenzo Vitale, che oggi è ospite a Zona Gol, dunque appuntamento da non perdere. Questo svela un po' il fatto che registriamo la trasmissione. È vero. Però allo stesso tempo è un modo per riportarti su Facebook, un saluto. Ciao, per essere più social, diciamo. Eh sì, si deve essere più social a tutti i costi. Intanto io termino questo excursus sulle pagine social, torno a pensare all'eccellenza e ti dico, ci guardiamo in copertura intanto, mentre parliamo d'eccellenza, le immagini della Fortis, che ha fatto 1-1 con la Zenit Audax. Ti chiedo anche di commentarmi l'arrivo di Baccani e Calderini, due, insomma, di calcio dilettanti, ne masticano, ne sanno tanto. Per quello che voleva fare la Forti, sono una squadra giovane, secondo me ha scelto il meglio, perché Baccani, Beppe, è uno bravissimo nei giovani, viene dal settore giovanile, l'ha fatto alla Cattolica in maniera molto egregia, quindi conosce tutti nel settore giovanile, e quindi hanno fatto bene a prendere Baccani, secondo me. Calderini è un maestro, siamo qui a parlare di uno, un allenatore, secondo me, fra i più bravi che c'è in Toscana, fra eccellenti e Serie D, perché Calderini secondo me è un allenatore di categoria superiore, e mi sembra che in queste settimane la Fortis si sia vista la Fortis, insomma, una squadra zeppa piena di giovani che comunque sta giocando un buon calcio. È pronta secondo te Lorenzo a tornare in Serie D subito? No, secondo me non è una squadra attrezzata per la Serie D, però è una squadra che si può togliere le soddisfazioni, perché no, andare nei playoff, poi lì nei playoff può succedere di tutto. Tra l'altro, insomma, abbiamo visto ci sono anche squadre di alto lignaggio come il Montevarchi, ma non solo, che possono darti poi fastidio dalla seconda parte di stagione in poi, perché magari hanno anche più disponibilità. Infatti. Questo è quanto c'era da dire sull'eccellenza. Abbiamo visto anche un po' le immagini della Fortis Juventus. Noi dobbiamo correre, però, perché abbiamo da leggere anche le classifiche di promozione. Lo facciamo con Niccolò, di prima e di seconda categoria. E poi ti voglio portare a due appuntamenti che sono fissi da ora in poi in Zona Gol. Quindi, rapido Niccolò sulle classifiche. Rapidissimi. Allora, classifica promozione girone A. Lanciotto comanda dopo due giornate con 6 punti, seguito dall'Aglianese, il Lampo e il Calenzano. Ultima, fanalino di coda, la Real Cerretese, con ancora 0 punti racimolati in 2 giornate. Per quanto riguarda invece la promozione girone B, comanda la Cortona Camucia, seguita dalla Castelnuovese, poi Bibbiena, Arno Laterina, e a 0 punti ancora Badesse e Lucignano. Tra l'altro questa settimana la Rufina ha fatto 3 punti, gol di Righini, che non muore mai. Evergreen, no, cioè, evergreen. Non glielo auguriamo assolutamente, però è un evergreen. Evergreen. Andiamo alla prima categoria. Prima categoria girone C. L'Audace Legnaia parte subito forte. E l'abbiamo celebrata. L'abbiamo già celebrata. Dopo essere retrocessa l'anno scorso, infatti, riparte subito col botto in prima categoria. 2 giornate, 2 vittorie. Mentre a 0 punti ancora il Barberino, l'Incisa e il Reggello. Barberino l'altro, Barberino Valdelsa. Quello che non seguiamo con grande affetto. Barberino Valdelsa, Barberino Valdelsa. Seguiamo con grande affetto anche il Valdelsa, però qua siamo mugellani, senti così. Esatto, seconda categoria girone M, invece il Fiesole comanda con 6 punti, seguito dall'Onda, Atletico Figline e San Clemente, mentre San Godenzo a 1 punto e Caldine, ultimo, a 0 punti.
Tra l'altro, nel frattempo, Trocedo che è a 4 punti, celebriamo Silvano Posi, il mio bomber che segna sempre nonostante ci abbia 52 anni, io non lo so, cioè, quanti anni c'ha Silvano Posi? Non lo so, però io sono da categoria, Posi fa sempre. Sì, vabbè, ma un fossile. Lo saluto il bomber, grande bomber, viene a farci raggi X, è anche dottore, no? Sì, viene a farci raggi X che sicuramente ti aspettiamo. Concludiamo con l'appuntamento con il gol della settimana. L'abbiamo discusso a lungo perché c'era il gol di Quadroni in promozione, veramente molto bello, però alla fine l'ha spuntato un altro. Chi? Esatto, Gianotti, manco a dirlo, dello Scandicci, con una grande botta da 25 metri. Gran gol. Alla Gianotti. Alla Gianotti. Gianotti. Come avrebbe detto Francesco Benvenuti. Gianotti. Urlando molto di più, ma insomma, erano bei tempi, eravamo giovani e spensierati. Bel mancino comunque per questo ragazzo. Ultima clip, giusto per sfogliare ancora di più e far arrabbiare ancora di più la regia, è il nostro top 11, un top 11 un po' particolare, perché noi ci mettiamo dentro dalla seconda alla Serie D. Bello. Però è anche bello per vedere poi un po' di nomi nel corso della settimana. In porta ci va Benedettini della Pianese, una vittoria importante contro un attacco importante guidato da Cozzolino. Poi difesa, Nicolò? Difesa, Selvaggi della Settignanese, Rinaldi del Barberino, questa volta Pantacobanti Barberino. Del Mucello. E a sinistra Gurioli della Rontese. Storico giocatore, insomma. Io buono. Più volte con la maglia della Rontese, direi. Poi andiamo avanti. Centrocampo, Torrini del Grassina, Scala del Palazzolo, Fossi del Pelago e Clausi del Novoli. Doppietta per lui. Trequartista Gianotti, premiato anche per il gran gol che ha fatto. Giusto. Contro il San Donato. E coppia d'attacco Righini dell'Audax Rufina e Aperuta del Porta Romana. Bello questa cosa. Una coppia d'attacco da 6 punti, fra le altre cose, perché sia Righini sia Aperuta. Una buona squadra questa. Ce la facciamo a giocare il campionato? Sì. Che campionato? Eccellenza, promozione. E allora aspettaci, potrebbe che diciamo fare un fantacalcio dilettantistico con questa. No, io voglio vincere l'eccellenza il prossimo anno, giocare contro lo Scandicci di Lorenzo Vitale, che ringrazio per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie mille. E ovviamente l'appuntamento col calcio dilettanti torna martedì prossimo. Nicolò, noi saremo sempre qua. Saremo sempre qua, un saluto a tutti e buon calcio a tutti. Ciao.